Salve a tutti, benvenuti al video commento relativo al terzo round del torneo dei candidati 2022. Eh, la situazione si è già un po' smossa, con varie partite vinte. Vediamo cos'è successo quest'oggi, viceversa, eh, analizzando la partita giocata tra la stella nascente, l'Iresa firuja e un giocatore statunitense molto esperto, Hikaru Nakamura. Vediamo cosa hanno combinato. Questa partita, Ferrugia gioca con il bianco e Nakamura con il nero. Si inizia con D4. Cavallo F6, quindi una difesa indiana C4 e 6, che prepara anche la spinta D5. Dopodiché, cavallo C3. Quindi Ferrugia non ha paura di entrare nella Nimso indiana e Nakamura lo accontenta. Ok, questo tipo di apertura vede. Questo alfiare è molto prono a sacrificarsi sul cavallo per indebolire il controllo del bianco su queste case campo chiaro al centro. Quindi non vi stupite se questo alfiere è facilmente verdato sul cavallo. Il nero perde la coppia degli alfieri, ma acquisisce un buon controllo delle case centrali. Qui Firugia risponde con Donna C2 che va a difendere questo cavallo. E previene anche ehm, l'attacco dell'inchiodatura con cavallo E4. Nera rocca e qua viene giocata tipicamente a tre per cercare di togliere di mezzo questa alfiere il prima possibile. Ok, è inutile ritirarlo perché tanto poi eh, rimane intrappolato. Quindi tipicamente qui effettivamente l'alfiere si dà e il bianco ricattura di donna. Si potrebbe ricatturare anche di pedone, però a lungo termine poi uno rimane. Con questo pedone isolato può darsi sia sì una debolezza non facilmente difendibile. Quando una per G3, viceversa, non ci sono questi problemi. Comunque, si prosegue con la spinta D5, che se non è proprio la più comune qua. Ehm, di solito viene giocata o B6 o D6, più probabilmente B6. Per cercare un fianchettamento e completare il controllo delle case campo chiaro al centro. Comunque in partita Nakamura gioca la spinta D5 Che è comunque teoria ovviamente Si prosegue con Alfiere G5 Un'inchiudatura che non sarà facilissima da eh, rimuovere Perché qui cosa potrebbe fare il nero? Potrebbe piazzare un cavallo B in D7 per difendere eh, l'altro equino eh, Perché il problema principale è che se si lascia da solo poi il bianco cambia e il ne è costretto a rompersi la struttura difensiva del reco ricatturando di pedone dopodiché c'è da togliere di mezzo la donna dalle e poi si potrà forse un giorno spostare il cavallo tuttavia è una manovra molto complessa che porta via un monte di mosse Nel mentre il bianco può fare il bello e il cattivo a tempo quindi per il momento questo non è un problema risolvibile però il Nakamura gioca di per c4 il bianco riprende immediatamente di donna, donna per C4 eh, ovviamente non si può tergiversare cercando di giocare E4 che potrebbe essere decisiva poi per attaccare il pezzo inchiodato perché in questo caso il cavallo semplicemente ignora la cosa visto che va ad attaccare la donna quindi anche se il nero perde la donna può succedere la stessa cosa al bianco quindi poi e buca fa pari per cui qua si può prendere di donna e preventivare la spinta E4 dopo tanto questo pezzo è tuttora inchiodato. Si prosegue con b6 quindi un possibile fianchettamento dal fiere. o meglio ancora in queste varianti giocarlo su a6 per eh, in qualche modo sfruttare il fatto che il bianco ha ancora tutti i pezzi sulla rocco corto bloccati. Si prosegue con torre di 1 andando a difendere questo pedone e qua arriva effettivamente al alfiere a6. La donna si sposta in a4 per il momento, qui no, su questo non è un problema, ma perlomeno blocca il cavallo che non si potrà muovere pena la perdita dell'alfiere. E qui ehm, Nakamura prova a togliere di mezzo questo alfiere, viene giocata la spinta h6. L'alfiere si ritira in h4, e questo forse poteva essere un momento per eh, pensare di togliere di mezzo l'inchiudatura con la spinta g5 però effettivamente questo a lungo termine indebolisce molto la difesa del re nero eh? soprattutto non c'è più l'alfiere cam campo scuro. quindi evidentemente questa diagonale diventa molto debole quindi non è ancora il momento di giocare probabilmente una cosa del genere ok comunque viene giocata viceversa donna e7 che mantiene la difesa del cavallo e si prepara a liberare la torre dopodiché cavallo f3 torre di 8, andando ad attaccare il pedone, però per ora è sufficientemente difeso. Ora, eh, qui ehm, abbiamo visto in precedenza tipicamente giocare la, la mossa E3 oppure la spinta G4. Eh, Firuja gioca una novità, ossia donna C2, una mossa molto strana che rimuove nuovamente la donna, però a questo punto probabilmente il problema dell'alfiere non si pone più. Anche perché l'intenzione del bianco è fondamentalmente quella di spingere comunque il pedone e lo scopo è quello di andare ad attaccare questo cavallo inchiodato. Vediamo, vediamo co cosa comporta tutto ciò perché qua Nakamura gioca C5 provando ad attaccare questo pedone e comunque viene giocate 4 con l'idea che abbiamo detto. La pena per il bianco di questa mossa è che ora ovviamente gli alfieri vengono cambiati. Il dopputore per F1, ovviamente il re non può arroccare da nessuna parte, sarà costretto a rimanere al centro. Mm? Vedremo che questo, però, non è poi un gran problema perché a questo punto quello che succede è che la mossa E5 fondamentalmente non può essere evitata. Per evitare di perdere materiale, Nakamura prova a spingere G5. Eh? Quindi chiudendo l'inchiodatura però. Ora che c'è il cavallo in F3 viene sacrificato proprio con l'idea di riaprire nuovamente queste inchiodature e giocarlo solo dopo il pedone in E5. Quindi è un sacrificio di pezzo per due pedoni da parte di Firugia eh, ed è un sacrificio abbastanza buono perché effettivamente intanto si aprono le linee d'attacco sul rennero e quindi questo di per sé è già quasi compensazione ma soprattutto il nero deve fare molta attenzione per gestire questo cavallo e cercare di salvare capra e cavoli. Eh, Nakamura gioca cavallo c6 con l'idea di attaccare questo pedone e di conseguenza attaccare la donna. Sembra una perdita di tempo però in realtà proprio questo, grazie al fatto che il nero può attaccare la donna permette in qualche modo a Nakamura di coprirsi un po' su, anche sul lato di Re, vedremo poi che succede. L'altra alternativa per impedire la spinta E5 qui era farla per prima il nero, però tra le opzioni c'è pure eh, la spinta D5 che crea un pedone passato per il bianco che dovrà essere guardata a vista per il resto della partita, la parte di, del nero e ora il bianco può con gli altri pezzi anche se non riesce a riguadagnare subito il cavallo, montare un attacco che potrebbe diventare davvero pericoloso, o comunque molto difficile da difendere per il nero. Per questo motivo, cavallo c6 è probabilmente la scelta un po' più pragmaticamente migliore. Eh, segue donna c1, e quindi non viene giocata immediatamente la spinta e5, vedremo perché. Comunque, da c1 la donna poi potrà andare in f4 avvicinandosi al bersaglio grosso e allo stesso tempo andando a minacciare il cavallo se il bianco avesse immediatamente giocato e5 sarebbe seguita cavallo per d4 che guadagna fondamentalmente un tempo sulla donna ora si potrebbe pensare anche a sacrificare la qualità ma non funziona perché alla fine della fiera anche se si recupera questo cavallo poi il nero rimane con un discreto vantaggio materiale Probabilmente un pedone più all'incirca di vantaggio, per cui qui verrebbe giocata donna D3 con l'idea di riciclarsi sul lato di re. però la mossa a questo punto è cavallo F5. Guardando un altro tempo sulla donna, che non può fare altro che andare su F3. E ora sembra che finalmente il bianco possa fare la raccolta e andarsi a riprendere il cavallo, ma non è così semplice perché segue torre per D1. Ora se il bianco riprende di re. Si dà scacco, si leva l'inchiudatura e poi il nero salva il cavallo. Quindi va ripreso di donna, a cui segue donna b7. E ora sì, il bianco recupera il cavallo, per esempio con alfiere per f6, ma il nero contro controgioco perché entra su g2. E automaticamente difende il re sulla stessa colonna. È molto difficile qui riuscire a coordinare i pezzi bianchi per poter attaccare il re, quindi... Lo scopo del nero direi che è comunque di difendersi direi che è comunque raggiunto. Ok, comunque non, quindi non è stata fatta questa spinta, ma il bianco aspetta un attimo. Riposiziona la donna per potersi portare più velocemente in attacco: qui segue torre per D4 con eventuale possibilità di cambio che abbiamo visto può un po' impenserire il bianco per cui Ferugia cambia per primo cavallo per D4 e ora donna F4. Quindi la minaccia su questo cavallo è già attiva. Un'altra volta, qui eh, la spinta E5 non è funzionante, sempre per Donna B7, quindi anche se eh, il bianco guadagna il pezzo, poi non solo ora si può catturare in G2, però magari c'è anche l'opzione Donna E4, quindi il nero si fa addosso con tutti i pezzi al re bianco, è una situazione. Anche qui non è che sia proprio rose, anzi in questo caso eh, il nero va pure a stare meglio probabilmente. Quindi donna f4 che in qualche modo si avvicina già al re, non lascia tempo ovviamente al nero di giocare donna, donna b7 perché il pedone essendo ancora in e4 chiude questa diagonale. Per cui qui Nakamura è costretto a scegliere un'altra via ed è cavallo c2 scacco, quindi va in impensierire con l'unico pezzo in attacco il re. Questo si porta in d1 con la semplice idea di catturare il cavallo, quindi uno di questi due cavalli purtroppo cadrà. Però il nero sfrutta l'occasione, gioca donna di 7 scacco, per esporre un po' il re bianco agli attacchi, a questo punto si potrà salvare questo cavallo, e lo si salva tramite quest'altra combinazione. Donna a 4, scacco, che attacca contemporaneamente re e pedone. Ora il re non si può avvicinare per difendere per ovvi motivi. Beh, semplicemente perché c'è torre di 8 e poi sono cavoli amari. Cioè verdure per diabetici. Ehm, quindi eh, deve spostare il re, viene giocato in B1. E qua segue donna per E4, che quindi guadagna un altro pedone. Donna per E4, cavallo per E4 e la situazione è tornata fondamentalmente in parità con la differenza che il nero però non ha l'alfiere e su posizioni di finale come questa, quando insomma, questi pedoni si stanno un po' dipanando, la posizione si sta aprendo, ha un maggior vantaggio l'alfiere. Quindi fondamentalmente dovrebbe avere un leggero vantaggio sempre Firuja. Qua gioca alfiere F4 per difendere l'alfiere e, e il cavallo rientra in F6 con l'idea magari di riciclarsi in D5. Però lascia, questa un po' avanti e indietro del cavallo, lascia il tempo a Firugia di cominciare l'attacco. E un altro dei problemi che deve fronteggiare il nero è che il bianco ha un pedone passato, a differenza del nero questo, non può essere fermato da altri pedoni. Quindi la situazione si potrebbe davvero complicare. Comunque cavallo di 5 va ad attaccare l'alfiere, si porta in d 2 cercando di dominare l'equino e qua viene giocata f5. Questa è un'ottima mossa perché l'idea, per esempio se si fosse che so, giocata a 5, l'idea del bianco è quella di giocare prima per esempio f3 e poi g4 per andare a spalleggiare un'ulteriore spinta del pedone e questo praticamente viene impedito se come giocato in partita viene fatto qua f5 non si può più giocare f3 con l'idea di spingere g4 perché il nero fa f4 e tramite la presa un passant impedisce la doppia spinta o perlomeno non la impedisce ma se viene fatto ovviamente il pedone viene preso per cui Ferrucci è costretto prima a giocare g3 che impedisce la spinta Uh, F4 quindi perde un tempo in più dovrà giocare poi F3 e successivamente G4 quindi il nero ha un po' più di immagine per cercare di reagire viene giocata Re F7 magari con l'idea di far entrare in gioco la torre su queste colonne semiaperte per cui F3 come da programma e torre H8 quindi impedisce nuovamente la spinta G4 perché altrimenti cade H4 però qui arriva al Fiere G5 e forse qua Nakamura si distrae un po perché qual è il problema ora ehm, è abbastanza evidente che la spinta g4 non si può fermare quindi forse valeva la pena di giocare e5 per poter portare il re in, in e6 dopo la spinta g4 di modo che possa difendere questo pedone e farsi avanti per fermare eventualmente gli altri però comunque viene giocata h5 e qui la situazione rimane un po' in stallo, ma mh, la vicinanza del re è una sicurezza, magari permette al nero di difendersi in qualche modo. Viceversa, Nakamura gioca c4, che ci può anche stare, nel senso è una mossa che blocca questi pedoni, ma non forza a niente sul bianco che può giocare di conseguenza g4. E ora a questo punto la situazione diventa un po' più complicata perché il re non si può più. Avvicinare, se viene spinto questo pedone si perde il pedone F ora, quindi ehm, di certo il nero non si può permettere di perdere un pedone a questo punto, ehm, quindi viene giocata la spinta B5. Quindi il nero prova a farsi sotto con questi altri pedoni, e qua seguitore D1 con l'idea che ora il bianco può minacciare di catturare F5 perché il pedone è 6 sovraccarico, eh? quindi se ricattura in F5 poi si perde il cavallo. Quindi questo forza in, praticamente a catturare in, F, in G4. Se viceversa il nero provasse a difendere il pedone con G6, segue Torre 1. Si va ad attaccare questo pedone che lo si può difendere in vario modo, però per esempio dopo Torre 8. Seguirebbe torre 5 e questo pedone è inchiodato, si minaccia questa cattura. Il bianco ovviamente fa progressi, qua costringe comunque il nero a catturare. Dopo FPG 4 siamo nella stessa situazione, anzi forse strategicamente i pezzi del bianco sono più attivi. Per cui giustamente qua Nakamura cattura subito e il problema è che ora il bianco ha due pedoni passati. Affiancati che si possono sostenere, questo è veramente un grosso problema. Si crea un pelone passato pure Nakamura, ma è isolato, quindi c'è una bella differenza. Ad ogni modo, segue a 5. Magari ora potrebbe spingere B4 per cercare un po' di controgioco a sua volta. Nessun problema, viene giocata la spinta H5. Ora, nel caso si giochi B4, semplicemente il bianco può giocare a 4 e rimandare al mittente la problematica ora se viene giocata anche eh, la spinta c3 direi che comunque si può addirittura ignorare la cosa soprattutto se uno sposta la torre di modo da evitare ehm, no, niente non c'è neanche il doppio quindi qui il bianco passa all'attacco pure con la torre che aiuterà a sostenere questi pedoni quindi la situazione diventa ancora più scottante, ecco perché qua Nakamura gioca torre G8, sembra che riguadagni un pedone con questa specie di eh, infilata, però in realtà qua Firuja gioca torre F1. E qual è lo scopo di questa mossa? O allontanare il re dai pedoni, oppure Costringere il re davanti alla propria torre di modo che non attacchi più l'alfiere. In questo caso, il bianco ha tempo di spostare l'alfiere indietro e magari poi fare progressi con i due pedoni raminghi Quindi Nakamura sceglie di andare con il Re in e 8, mantiene sempre questa minaccia. Però, a questo punto, il bianco può giocare A6 perché il re è sufficientemente lontano, non ce la fa rientrare sul pedone. Difatti, qui l'alfiere non si può prendere perché sulla spinta A K7, poi il pedone. Non si ferma più quindi, ancora una volta, torre F8 con l'idea che se viene cambiata, il re può prendere e rientrare in qualche modo in difesa sui pedoni. Ed è proprio quello che succede, ok? Ferugia gioca questa manovra: torre per F8, re per F8 e in effetti la situazione per il bianco sembra ancora molto rosea perché il re sarà bloccato a difendere questi due pedoni come vedremo a breve. Quindi si può pensare che l'alfiere potendo controllare queste case campo scuro riesca a scardinare il re dai pedoni prima o poi e che possano promuovere. Però una cosa non è così facile. Intanto viene giocata alfiere di 8 per poter avanzare il pedone G a 4 G5 e ora ovviamente il re deve andare a fermare questi pedoni. Gioca ehm, Re F7 e qua dopo H7 sembra quasi che il nero possa riuscire a fermare tutto. In realtà dopo Re G7 questo pedone non si può prendere, basta spingere G6 che lo difende e qui ovviamente se il re prende questo pedone si esce dal quadrato e il bianco promuove. Ok. quindi il re nero sarà costretto a rimanere qua fino a che perlomeno il cavallo non riesce a aiutarlo a catturare i pedoni. E la cosa non è così facile perché, per esempio, se si gioca a cavallo F4 o qualsiasi altra mossa simile ora, il bianco ha a disposizione alfiere F6, che è una deviazione. O il re si sposta e comunque si promuove, o se prende l'alfiere si promuove lo stesso, perché il re è stato addescato lontano dalla casa H8. Quindi sicuramente non è un'opzione da giocare. In alternativa la stessa cosa se Re H8 può subentrare al Fere A5. Qual è il problema qui? Che eh, il bianco ha a disposizione un, una casa d'appoggio su C3. Ok? Ora anche se il re si, si perde tempo, si può giocare al Fere C3, controllare questa diagonale e il gioco sembra fatto qui ovviamente il nero è costretto a cambiare l'alfiere b per c e questa struttura con due pedoni in realtà riesce a fermare questi tre del nero infatti vi faccio vedere la variante abbastanza velocemente il re bianco si fa sotto ora se viene giocata b4 non ci sono problemi perché dopo c per b4 il re bianco riesce a fermare entrambi senza grossi problemi e il nero non può tergiversare perché questo pedone se no va a promozione quindi qua il nero che può fare può continuare a andare avanti e indietro con il re però non è sufficiente perché dopo che il bianco si assicura di perdere di prendere il tempo che vedremo a cosa serve può in qualche modo avvicinarsi ancora la spinta b4 non funziona una volta arrivato su F5 le opzioni per il nero sono o tornare in G7, ma a questo punto re6 e ancora qua il nero non può prendere se ovviamente rientra indietro, il re guadagna la casa F7 e poi si dà matto. Quindi l'altra opzione è quella di giocare B4, però qui il bianco promuove per distogliere il re dalla casa, entra in F7 e poi dà matto a seguire, il pedone nero non fa in tempo, come vedremo in altre varianti. L'altra idea qui invece è giocare subito B4, ma la cosa cambia poco, perché dopo Re F6, B per C3, Re F7, si rientra proprio nella stessa posizione, quando è un passo dalla promozione, ora il bianco dà una serie di scacchi con promozione a seguire e poi matto. Quindi il bianco in queste varianti riesce a gestire perfettamente questi tre pedoni con i soli due rimasti sull'ala di donna. Difatti, in queste varianti, la mossa che manca al nero per poter sperare di pattare la trova Nakamura qui. Ora il bianco ha giocato appena G6. Quindi ricordiamoci questo cavallo deve stare a difendere questa casa. Gioca la spinta C3. Che quindi toglie l'appoggio all'alfiere sulla casa C3, come abbiamo visto nella variante precedente, non, non lo potrà più giocare. Il problema qui è che, ovviamente, il bianco ricattura il cavallo. Si può permettere di giocare cavallo per C3 perché è scacco. Quindi il bianco non ha tempo di giocare alfiere F6. Il re si sposta, va in C2 e il cavallo torna in D5. Sempre con l'idea di difendere questa casa. La Firugia prova magari altre vie per cercare di entrare su questa diagonale. Però vedremo che non sono funzionali, soprattutto dopo che il nero gioca la spinta E5. E questa è, è, sembra veramente una spinta magica, perché blocca intanto questa diagonale e blocca in qualche modo anche l'avanzata del re. Vediamo perché. Ora, se qui per esempio si giocasse al ferro H6, cercando di adescare il re e poi promuovere, ovviamente il re si può infilare in H8 e non cambia niente. Se viene spinto questo pedone si prende l'altro e bianco comunque non promuove. L'altra idea, come detto, è provare a portare l'alfiere in C1 per fargli fare di questo gioco, però non appena l'alfiere si allontana il cavallo può giocare in F4 e andare a dare una mano al re. Ora qui l'alfiere è tagliato fuori, non può fare altro che catturare il cavallo per evitare che vengano persi questi pedoni, però a questo punto con questo pedone passato in realtà il nero addirittura vince. Okay. Anche se il re ci si avventa sopra, purtroppo dopo la spinta b4, il nero si fa pure un altro pedone passato. E uno di questi due, sicuramente andrà a promozione. Quindi, addirittura qua il nero vince. Ok, cosa ha giocato Firugia? Eh, re d2. a cui segue semplicemente il re h8. Da qui il re potrà andare avanti e indietro a piacere senza troppi problemi. Ricordatevi che questa casa deve essere difesa dal cavallo. E. Qui per esempio non si può giocare né re D3 perché scacco e si va a far fuori questo pedone. Oppure eventualmente viene cambiato il cavallo, ma poi si crea un pedone passato pericoloso eh, in F4 in nero. E neanche ovviamente re 2 per il solito motivo. Vediamo Se ci sono altre vie per far girare questa Alfiere in modo che, che sia produttivo, per esempio alfera h4, g 7 il re bianco può tergiversare. Purtroppo, con questo setup, non può entrare né ad attaccare questi pedoni, perché tutte queste case sono controllate, eh? non può entrare qui, perché c'è il doppio quindi eh, diciamo. <ride> punti di entrata sono veramente ridotti all'osso. Eh? Quindi se anche l'alfiere prova a passare da questa parte, per entrare qui c'è sempre il solito problema che appena si allontana c'è cavallo F4 e poi questo che cade. Quindi cosa prova a fare Firuja? Prova a giocare Re1 per cercare in qualche modo di entrare facendo il giro largo. Eh? Però... A questo punto il problema è che il re bianco si è allontanato troppo dal lato di donna e ne può giocare b4. Dopo a per b4 a3 che questo forza un rientro dell'alfiere altrimenti il pelone promuove. Dopo alfiere c1 si può giocare addirittura a cavallo per b4. Eh? Non c'è più modo che l'alfiere rientri sulla grande diagonale per dare fastidio al re. Qui nel caso di alfiere per a3 c'è cavallo c2 e comunque eh, la partita finisce fatta. Eh, cosa viene giocato quindi da Ferugia? Re d2 prova a rientrare in qualche modo il re bianco, ma c'è veramente poco da fare. Il cavallo rientra in d5 per poi tornare su. F4 e fare eventualmente fuori il pedone, eh, si dà comunque un'opportunità per catturare in A3, però dopo cavallo F4 ormai il destino dei pedoni bianchi è segnato. Alfiere B2, una mossa in ritardo, questa alfiere arriva qui, viene giocato cavallo per G6, e dopo alfiere per E5, cavallo per E5, Re C3, il nero fa fuori l'ultimo pedone, la partita ovviamente patta per insufficienza di materiale. Bene, quindi possiamo dire di aver assistito a una partita in cui nell'apertura ha dominato Firuja, tra l'altro ha costretto il suo avversario a veramente perdere molto tempo sull'orologio per riuscire a districarsi, giungendo in un finale in qualche modo vantaggioso, ma grazie a piccoli dettagli sfruttati da Nakamura, poi la partita è comunque finita pari con questo finale molto istruttivo in cui... La combinazione cavallo e pedone riescono miracolosamente a salvare un re costretto a mero difensore di due pedoni passati bianchi. Quindi grande epica difesa di Nakamura, i due si dividono in mezzo punto come tutte le altre partite in questa giornata per cui la situazione di classifica resta invariata, tutti incrementano i punti di ieri di mezzo punto e quindi sempre in testa abbiamo caruana e nipomniaci domani è giorno di tregua quindi si riprenderà martedì sempre alle 3 quarto turno di questo entusiasmante torneo dei candidati 2022 vi aspetto per questo video è tutto a presto e ciao ciao